Buonasera, bentrovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca parlando del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, perché sono già all'opera i soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 di Arezzo arrivati ieri in terra turca dopo il terribile terremoto del 6 febbraio che ha colpito la parte sud-orientale del paese, la parte settentrionale della Siria. La ricerca dei dispersi tra le macerie prosegue senza sosta. Lo staff arettino USAR, Urban Search and Rescue, opera in Antiochia, in territorio turco. I due vigili del fuoco aretini, Filippo Barbagli e Piero Conti, coadiuvano le operazioni dello staff presente sul posto. Poche ore fa il team USAR avrebbe salvato due giovani ancora in vita sotto i solai di cemento di una palazzina crollata nel centro della città. Sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Entriamo da qua, cerchiamo di chiudere col nastro dritto per dritto qui, chiudiamo quest'angolo e entriamo qua. Questa è la logistica e questo sarà anche il punto di raccolta. Sono i team USAR dei vigili del fuoco italiani e aretini a scavare in queste ore tra le macerie della Turchia per salvare più persone possibile. USAR, acronimo di Urban Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso in ambiente urbano, definisce l'insieme delle pratiche utilizzate per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o appunto eventi sismici. Ne fanno parte anche due vigili aretini, Filippo Barbagli e Piero Conti. Una notte lunga, lunghissima, tra le macerie di Antiochia per i nostri pompieri, il team è stato impegnato nella città turca distrutta dal tremendo terremoto dello scorso 6 febbraio per cercare dispersi. A fianco dei vigili anche i medici e gli infermieri del 118 e le unità cinofile, alcuni cani addestrati per la ricerca di persone, sono infatti partiti dall'Italia per dare manforte ai soccorritori. La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica, spiega in una nota il corpo dei vigili del fuoco. Nel frattempo è stato ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay. Due le persone, ragazzi, salvati nella giornata di oggi da parte del team USAR in una palazzina che era letteralmente implosa su se stessa. Ancora assalti in abitazione, l'ultimo colpo in Val Tiberina nei pressi dello svincolo E45 di Sansepolcro, portati via dai malviventi gioielli e preziosi per un bottino di circa 10.000 euro. Il servizio. Hanno tagliato a metà la cassaforte e poi sono fuggiti con un bottino di gioielli per un valore di circa 10.000 euro. Ancora un colpo messo a segno in Val Tiberina, dove lo scorso fine settimana è stata svaligiata un'abitazione in località Mellello, a pochi passi dallo svincolo della E45. La banda sarebbe entrata in azione nel tardo pomeriggio. Grazie all'apertura di una tapparella si è introdotta nell'appartamento e dopo aver rovistato tutte le stanze e raccolto circa 200 euro in contanti, si è diretta verso la cassaforte, quindi l'hanno aperta con un flessibile portando via circa 10.000 euro tra gioielli e preziosi. Al bottino poi si aggiungono anche alcuni flaconi di detersivi e prodotti per la casa. Infine la fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini degli impianti di videosorveglianza. Una vettura sospetta, un Audi A5 rubata alcuni giorni prima a Roma, è stata immortalata dalle telecamere lettura targhe nel territorio di Sansepolcro poche ore prima del colpo. La stessa auto è stata intercettata dai carabinieri alla periferia di Terni. I malviventi, nel tentativo di fuggire, hanno addirittura speronato la macchina dei militari, superando così il posto di blocco. Oltre 11.000 giocattoli non conformi alle normative sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Poppi. I finanzieri hanno ispezionato un'attività commerciale che ha sede nell'Alto Casentino ed è stata verificata la non osservanza delle normative in merito alla sicurezza dei prodotti ed in particolare quelli destinati ai più piccoli. È stato riscontrato un marchio CE non conforme agli standard previsti dalla normativa dell'Unione Europea e sono state sequestrate ben 824 confezioni di giocattoli per un totale di oltre 11.000 articoli, tra cui palloncini gonfiabili, plastilina e occhiali. Al termine delle indagini, il legale rappresentante della società è stato segnalato
alla Camera di Commercio Arezzo-Siena per gli atti previsti in questo caso, cioè una multa che va dai 1.500 ai 10.000 euro. L'intera operazione, fanno sapere i finanzieri, ha permesso di interrompere un'importante catena di distribuzione con prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per composizione e qualità per i più piccoli, oltre che per l'ambiente, bloccandone quindi la successiva diffusione sul territorio del Casentino. Uno sportello antiviolenza aprirà nel Giorno dell'Amore per Eccellenza San Valentino, un'iniziativa supportata dall'ANPAS di Castiglione Fibocchi, Arezzo e Rigutino, a scopo informativo, educativo e di ascolto contro la violenza di genere. Chiara Sadotti. Innanzitutto è la festa dell'amore e per amore innanzitutto dobbiamo ricordarci che se non ci amiamo noi stesse non ci può amare nessuno. Quindi San Valentino deve essere una festa per la donna e deve essere importante capire che l'amore non segna mai. Aprirà le sue porte proprio nel giorno di San Valentino all'interno della sede aretina della Croce Bianca in via dell'Anfiteatro lo sportello antiviolenza. Per cercare appunto di dare informazione e sostegno alle donne vittime di violenza. Una violenza che può essere fisica ma soprattutto psicologica, economica e sessuale. Un'attività che rientra nell'ambito del progetto Vanessa promosso da ANPAS Toscana, acronimo di volontari ANPAS esperte in violenza di genere. Abbiamo deciso di dare una stanza per dare ascolto alla donna e c'è un numero di telefono a cui noi rispondiamo sia per telefono che per WhatsApp e diamo appuntamenti mettendoci d'accordo appunto sulle disponibilità, siamo volontari e quindi una disponibilità di ambo le parti. E poi saremo presenti nel territorio, nello sportello, un pomeriggio a settimana. Si tratta di uno spazio dove le vittime di violenza di genere non solo potranno rivolgersi per trovare un aiuto immediato. Lo sportello infatti nasce per dare una risposta informativa di ascolto, in primis perché la donna va sostenuta e accompagnata quando ritiene di essere accompagnata alla rete territoriale già esistente. Però diciamo che il nostro obiettivo in poi del domani sarà quello di creare dei programmi educativi nelle varie realtà, quindi di rivolgerci a vari settori, dal bambino all'adolescente all'uomo adulto, proprio perché non è pensabile che sia la donna, no? A dover sempre scappare. Lo sportello, il 15° aperto attualmente in Toscana, è nato col supporto dell'ANPAS di Castiglione Fibocchi, oltre che della Croce Bianca di Arezzo e Rigutino. Il mondo ci insegna che il singolo ha poca forza, l'unione di tutti quanti dà una forza maggiore, dà uno spessore maggiore a quello che andiamo a fare, l'unione tra le associazioni ANPAS c'è sempre stato e questo è un motivo in più per intensificare ancora di più l'unione che abbiamo sul territorio e per dare una risposta presente e maggiore a tutta la popolazione. Sono cominciati in questi giorni nella palazzina sopra il parcheggio Baldaccio di Arezzo i lavori che la trasformeranno in casa della salute in centro prelievi ematici. L'edificio cambierà quindi completamente destinazione d'uso passando in carico almeno nella gestione all'ASL Toscana Sud-Est. In totale sono stati investiti 600.000 euro che serviranno a riqualificare l'edificio. Per quello che riguarda invece la viabilità della zona, in via Baldaccio d'Anghiari è terminata l'installazione della seconda galleria ed entro giugno, salvo imprevisti, ha comunicato l'assessore Casi, questo nuovo sottopasso veicolare ferroviario sarà fruibile dai cittadini e contemporaneamente verrà chiuso e sistemato quello parallelo attualmente in uso per la comunicazione con i quartieri di Saione e Pescaiola. Chiuso il bilancio di Cortona Sviluppo con un utile di esercizio. Laura Lucente. Cortona Sviluppo regge l'impatto del caro energia e si avvia a chiudere il bilancio 2022 in utile grazie agli investimenti. Oggi l'amministratore della società in house del comune, Procaci, e il sindaco hanno dettagliato i numeri. Avevamo chiesto di investire sulla società a partire dal nostro mattatoio comunale che, ripeto, sta dando servizi. Quindi molto importante, è un territorio molto più vasto che oltre il comune di Cortona, questi sono arrivati con un aumento molto interessante di fatturato. Il fatturato tra convegnistica e mattatoio porta un dato di più 380.000 euro, una parte di questi appunto vengono dal mattatoio grazie ai nuovi investimenti. Ma il dato molto saliente è anche
l'aumento molto interessante, che sfiora quasi 200.000 euro, delle sale congressuali. Siamo a 1.661.000 circa di fatturato anno in una società che fatturava poco più di 1 milione, quindi diciamo che le nostre previsioni sono state avvallate da questo bilancio. Questo bilancio potrebbe essere stato molto migliore se non ci fossero stati gli aumenti di energia elettrica, gas e metano, che hanno un dato molto negativo per noi, che hanno un più 170.000 euro. Quindi ecco, diciamo che tuttavia abbiamo fatto comunque un bilancio positivo, e i 65.000 euro che erano stati messi a disposizione come contributo a sostegno dell'energia elettrica da parte del Comune, solo una parte, 48.000, sono stati utilizzati. Per il mattatoio è arrivata recentemente anche un'ulteriore novità. Ci siamo dotati anche di attrezzature nuove, particolari, che hanno, dopo mesi per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni, siamo riusciti a arrivare a macellazione anche della selvaggina, quindi possiamo far fronte anche a una richiesta dei nostri ristoratori e dei nostri cacciatori, e macellare quindi cinghiali, cervi, daini, quello che porteranno. Questo è un grosso servizio, tenuto conto che le celle di sosta più vicine erano molto molto lontane. E a proposito della convegnistica, a dimostrazione che l'interesse è in crescita, scarseggiano già date disponibili nel calendario del Centro Sant'Agostino. È un bel incoraggiamento, perché la struttura è quasi completamente piena. Chiaro che tutto si concentra su un periodo limitato di tempo, perché tutto è concentrato da aprile a ottobre, e questo complica notevolmente trovare date disponibili per accontentare tutti. Però speriamo che questo periodo possa allungarsi, quindi che già da quest'anno abbiamo lavorato nel mese di gennaio, abbiamo avuto Biodiven, è stata una manifestazione a Vignonesi molto interessante che ha portato tantissima gente, è avvenuta a gennaio, quindi credo che continuando con questa pubblicità, con questo inserimento nei social, possa portare poi anche frutti in periodi più morti per Cortona, con un beneficio per l'intera città. In occasione della 23esima edizione della giornata per la raccolta del farmaco, fino a lunedì 13 febbraio sarà possibile raccogliere presso le farmacie del nostro territorio farmaci da banco o che non necessitano di prescrizione medica per le famiglie che hanno difficoltà economiche. Sentiamo. Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi. È con questo obiettivo che anche le farmacie comunali di Arezzo sono tornate ad ospitare la giornata della raccolta del farmaco. Per molte famiglie è difficoltoso far fronte alle spese che si ritrovano davanti. Sino a lunedì 13 febbraio una mobilitazione solidale volta a portare un contributo concreto alle situazioni di marginalità o di impossibilità ad acquistare medicinali. Si possono donare dei farmaci che verranno devoluti a degli enti assistenziali del territorio che aiuteranno le famiglie più in difficoltà. Nelle 8 farmacie comunali di città e frazioni i cittadini potranno così donare un farmaco da banco o un medicinale senza obbligo di prescrizione. Il paziente sceglie, il cliente sceglie il prodotto che vuol donare in base anche alle sue capacità economiche, poi il consiglio che noi gli diamo. Naturalmente viene annullato lo scontrino per evitare il codice a barre, che la confezione possa essere reinserita in maniera illecita nel canale di vendita, e poi il paziente lo mette direttamente in questa postazione che abbiamo preparato qua. Glielo consegniamo e lo mette qua dentro, dove naturalmente ci sono questi prodotti col codice a barre annullato. Quali sono le necessità principali in questo momento? In questo momento c'è, diciamo, in giro questa forte ondata di influenza, quindi farmaci antinfluenzali, gli antifebrili, soprattutto sciroppi per la tosse, ecco, raffreddori. L'iniziativa, giunta alla sua 23esima edizione, è promossa dal Banco Farmaceutico, è nata dalla volontà di contrastare la povertà sanitaria che lo scorso anno ha interessato 390.000 persone sul territorio nazionale, un numero destinato ad aumentare nel 2023. E si è conclusa l'ultima tappa al Teatro Pietro Aretino, il tour concerto spettacolo messo in musica e in scena dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, che ha toccato varie città d'Europa in occasione della giornata della memoria. Chiara Sadotti.
che io ta le shoshminavo bezotora. È partito da Helsinki in Finlandia il viaggio dell'orchestra multietnica di Arezzo per ricordare la Shoah e commemorare le vittime dell'olocausto nazifascista nel ricordo del 27 gennaio 1945, data della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz. La nostra società ha potuto fare questo, dobbiamo, è necessario, è un nostro imperativo capire e costruire anticorpi perché questo non accada più. Il viaggio di Kekki Kinnor, prendi violino, progetto di Enrico Fink, si è concluso adesso ad Arezzo, a pochi giorni dalla ricorrenza del 27 gennaio al Teatro Pietro Aretino. Concerto spettacolo dedicato non solo al ricordo delle vittime della Shoah, ma al racconto attraverso i canti delle tradizioni ebraiche in Italia della lunga storia di una minoranza presente nella penisola da più di 2000 anni. Spesso si pensa agli ebrei come un popolo altro che magari distaccato, non presente sul nostro territorio. Gli ebrei sono parte della cultura italiana, del mondo italiano da ben prima che esistesse l'Italia. Noi raccontiamo in musica gli ebrei italiani attraverso le tradizioni degli ebrei italiani, reinterpretate liberamente dall'orchestra multietnica che qui a Arezzo è un percorso ormai da tanti anni che lavora su questo, no? A far capire l'importanza e l'opportunità e la ricchezza che è la diversità. Adesso è ufficiale, Fosca Innocenti dà l'addio ad Arezzo, la terza stagione della fiction di Mediaset con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca si farà, ma non nella nostra città. A comunicarlo è stato l'assessore Simone Cherici, ho parlato con la produzione di Banijay Studios, dice Cherici, hanno comunicato che quest'anno non torneranno ad Arezzo per girare la terza serie. La produzione infatti avrebbe confermato di avere altre priorità di copione con una differente narrazione e conseguente diversa ambientazione. E passiamo allo sport e calcio, parliamo dell'Arezzo ma del settore giovanile. E nell'anno del centenario torna dopo 17 anni Cavallino al torneo di Viareggio. La società sportiva Arezzo prenderà parte al prestigioso torneo calcistico giovanile di Carnevale con la propria formazione juniores nazionale. La 73esima edizione del torneo è in programma dal 20 marzo al 3 aprile. La squadra è guidata dal tecnico Massimiliano Bernardini. L'ultima volta che la primavera dell'Arezzo prese parte al torneo di Viareggio era guidata in panchina da Stefano Rubinacci. Tra le fila degli Amaranto erano presenti giovani calciatori che poi sono approdati in prima squadra come Samuele Sereni, Matteo Sensi, Daniele Bazzoffia, ma anche Elio Calderini e Simone Bernicchi. Con loro scese in campo anche Andrea Ranocchia, che già a quel tempo era praticamente in pianta stabile con la prima squadra. Parliamo di ginnastica adesso perché la Petrarca debutterà in Serie B di artistica maschile. La prima squadra aretina romperà il ghiaccio sabato 11 febbraio nella prova inaugurale del campionato nazionale al Mandela Forum di Firenze, quando tornerà a confrontarsi con altre 11 società provenienti da tutta Italia. Un programma completo, corpo libero, anelli parallele, volteggio, cavallo con maniglie e sbarra. Il tecnico Jacopo Pineschi sceglierà gli atleti per affrontare ogni attrezzo. Il gruppo è ben collaudato con le conferme di Pietro Badini, Mattia Boncompagni, Francesco Castellitto, Leonardo Ercolani e Tito Mariottini. Tra gli ultimi innesti saranno a disposizione anche Cristian Antonini e Annibile De Pieri. Questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV.